Il sindaco Nardella è entusiasta per la delibera sull'aumento delle licenze dei taxi. Il Movimento 5 Stelle che cosa ne pensa? Noi non siamo per niente entusiasti perché le scelte che sono state prese, i 12 punti, l'accordo con i tassisti e il comune non va nella direzione dei cittadini ma tutt'altro a loro discapito. Si aumentano le tariffe e non si risolve il problema centrale, il nodo del problema che è il traffico. Inutile aumentare i taxi, inutile aumentare i prezzi dei taxi, inutile aumentare gli autobus e poi nei fatti non circola niente in questa città. Abbiamo chiesto l'audizione infatti in commissione sviluppo economico dell'assessore Giorgetti che si occupa appunto della mobilità e quando abbiamo chiesto come intendono risolvere il problema del traffico ci ha risposto che non ha la bacchetta magica e questo ci preoccupa molto visto che è un problema che da sempre abbiamo nella nostra città e che mai è stato risolto, anzi va a peggiorare con i cantieri della tranvia, per cui noi pensiamo che questa amministrazione abbia sbagliato tutto nella progettazione dei cantieri, nell'organizzazione dei cantieri stessi e dei lavori fino ad arrivare anche a aumentare taxi e autobus, ben venga i servizi pubblici, ma va fatto tutto in maniera corretta nel miglior modo possibile. Se non si risolve il problema del traffico non si risolve niente. Voi avevate proposto anche di fare delle tariffe speciali per gli ultra-ottantenni, proposta bocciata. Che spiegazione vi è stata data per questo no? Non c'è stata data nessuna spiegazione né per questa né per le altre proposte. Infatti abbiamo chiesto agevolazione per gli ultra-ottantenni, viste le condizioni ci sembrava corretto anche socialmente parlando, ma abbiamo chiesto anche agevolazioni per coloro che prenotano tramite il sito internet dei taxi. Semplicemente dopo aver fatto io la spiegazione di quelle che erano le nostre proposte, tutti gli altri, nessun gruppo da Partito Democratico a Firenze Riparta Sinistra, nessun gruppo ha fatto la propria dichiarazione di voto, hanno semplicemente pigiato il tasto no.